Eccolo qua l'avvio del match. Secondo me il PD è terra duro per un po', poi vedremo sicuramente. Attenzione, scusa, ti rubo la parola perché Luciani sulla destra aveva mostrato una bella iniziativa e poi la palla arriva sui piedi di Marta. La sblocca lei. Guti per Tati, prova una parallela forzata. Attenzione, l'errore di Tati ed è una notizia perché regala una grande chance al Pelletteria. Il palo nega il pareggio. Attenzione, città di Falconara che prova a distendersi. Marta! Quindi un segnale diverso. Gol nel frattempo sul calcio d'angolo. Si smarca bene Pato. Contropiede, seguiamo. Occasione ancora proprio per Vicchiarello. La palla poi arriva sì da Nona che dentro la difesa prova un assist per Pato che si ferma. Prova il pallonetto addirittura qua. Giocata ambiziosa ma per poco non trova la gran giocata, mentre Pato dal Maz segna e colpisce il pallone praticamente di tacco. Calcio d'angolo battuto, Isa Pereira, sfugge il pallone a Pucci ma lo recupera, si fa vedere Capitan Pasos, per lei il pallone, lo scambio, palla dietro, bello lo schema, che gol del Pelletterie, un'azione straordinaria finalizzata da Fossi, la sblocca, è 1-0 per la Lazio mentre Ferrara dribbla in un amen l'avversaria, non vuole fretta nelle giocate delle sue calciatrici. Bella la girata, ancora una volta Fossi, non l'avevo mai vista dal vivo e si sta confermando una gran giocatrice. Su Tati non dico niente perché non dico più niente, non c'è più niente da dire. Attenzione, Fossi in area, sinistro, deviato, il palo! Finisce qua il primo tempo, 3-1, tutto pronto per l'avvio del secondo tempo. Sterza, palla per Pereira, di tacco, grande idea per Pato, il triangolo, è un'azione molto bella! Pelletterie prova ad allontanare, non ci riesce, Tati sulla destra, palla lì dietro, Marta! E sfiora il gol del 4-1 Pato, quindi Pereira, Luciani in area, cerca un assist in mezzo per Pato, riesce a calciare, poi Luciani quasi a botta sicura e in qualche modo si oppone Pucci. La rimessa laterale per il Pelletterie, palla per Dugo, e dentro la deviazione sotto porta di Presto. Poi Pato, gran girata, Pato arriva davanti a Pucci, conclusione, Murata la prima, poi non calcia, una seconda volta, cambia gioco, la sfera arriva da Isa Pereira, sinistro, deviato, calcio d'angolo. Duro il contrasto per fortuna, perché la settimana prossima c'è Città di Falconara, Montesilvano. Tati, gira, rigira, poi va in mezzo a due, ancora Tati. Si è incavolata Tati e poi serve Pereira, crea superiorità da sola, Pereira avanti al portiere, Luciani, Sofia Luciani realizza il gol del 4-1. Ma mi ricordo così, mi ricordavo così, gli arbitri l'hanno confermato, mi auguro che se non mi ricordo io si ricordino bene loro, mentre arriva il gol del 5-1, ancora Sofia Luciani. E allora termina la partita fra Città di Falconara e Pelletterie sul punteggio di 5-1.